Ok, voglio passare questa sera subito alla parola, perché c'è il coprifuoco. Sta scadendo il coprifuoco. Quanti credono che Dio voglia continuamente parlare alla nostra vita, tutti i giorni, in ogni momento, in ogni istante? E mi piace Dio perché parla sempre, la Bibbia dice che Lui non nasconderà quello che sta per fare, ma ci avvertirà. Amen? Così, ovviamente, se Lui ci avverte, noi dobbiamo essere preparati, dobbiamo lasciarci trovare preparati. Amen? Non dobbiamo destabilizzarci per niente e per nessun motivo. Così questa mattina io stavo pregando e stavo chiedendo: Spirito Santo, cosa ci vuoi dire? Cosa ci vuoi insegnare questa sera? Cosa ci vuoi dire questa sera? E lo Spirito Santo mi ha riportato un po' sulla Chiesa, la prima Chiesa, la Chiesa degli Atti. E riflettevo quello che fece la Chiesa degli Atti, perché a volte a noi ci sembra che il cristianesimo sia soltanto una nave da crociera. Ci sono momenti dove c'è una nave da crociera, dove Dio ti guida, ma credo che invece quando noi accettiamo Cristo Gesù saliamo su una nave da guerra, piuttosto che una nave da crociera. Perché nella nave da crociera c'è mondanità. Per chi è stato in crociera si balla, si fa danza, c'è la piscina, si mangia in continuazione, c'è il night, c'è di tutto, ma la nave da guerra si combatte sempre, bisogna stare sempre allerta e quindi bisogna avere sempre gli occhi spirituali aperti. Così io credo che questo è tempo dove lo Spirito Santo ci vuole parlare per aprire gli occhi nel mondo dello spirito. Dobbiamo prestare attenzione. Ho dato un messaggio, un titolo a questo messaggio questa sera: gli effetti della persecuzione. È molto incoraggiante, credimi, molto incoraggiante, perché la persecuzione c'è e ci sarà e aumenterà, ma la Chiesa, è importante che la Chiesa si prepara per sapere affrontare la persecuzione, per sapere affrontare i momenti difficili, per sapere affrontare le difficoltà, per sapere affrontare le tempeste che si abbattono nella nostra vita. E pensiamo un attimino, fermiamoci un attimo. Ora, noi abbiamo lo Spirito Santo, non so se tu hai avvertito questa sera, anche se abbiamo fatto un solo canto, hai avvertito la sua presenza, ma io ho avvertito la presenza di Dio, e noi avvertiamo anche in un attimo la presenza di Dio, ci ristoriamo. Ma pensa un attimino tutte quelle persone che ancora non conoscono Cristo Gesù e devono affrontare momenti difficili, devono affrontare le tempeste. Come li affronteranno? Con quali armi li affronteranno? E credo che la Chiesa in questo tempo sia nella stagione più strategica possibile e immaginabile. E quindi è importante che noi comprendiamo la responsabilità che ciascuno di noi abbiamo nella città dove Dio ci ha messo. E allora io ho preso qualche appunto. Cosa ti aspetti che Dio compia nella tua città? Dice: Signore, fai questo, fai questo. E noi tante volte preghiamo: Signore, fai questo, mando un risveglio, Signore, fai quest'altro, cambia questa città, Signore, cambia questa situazione, cambia l'economia, cambia la politica nel paese. E chiediamo tutto questo a Dio, ed è giusto che chiediamo a Dio, ma c'è altresì anche una parte che Dio si aspetta di noi. Come credenti abbiamo in mano il destino, ascolta, come credenti abbiamo in mano il destino delle nostre città. O il giudizio della città, oppure un risveglio nella città. Ovvero significa che se noi non predichiamo l'Evangelo il peccato aumenterà, perché la Bibbia dice che quando il peccato aumenta ci sarà un giudizio nella città. E quindi noi in qualche modo permetteremo il giudizio nella città, oppure permetteremo un risveglio spirituale.
E quindi non è solo compito di Dio, ma è compito della Chiesa. Non è soltanto compito dello Spirito Santo, ma è compito anche della Chiesa, o soprattutto della Chiesa, portare un risveglio spirituale nella città. E quando si parla di risveglio spirituale, non si parla che 2000 persone in un giorno arrivano alla salvezza. Il primo risveglio spirituale avviene dentro. Tutto parte dal di dentro, tu non puoi vedere, la Bibbia dice che la bocca parla dell'abbondanza del cuore, quello che c'è nel cuore, confessandolo, viene fuori. E quindi se c'è un risveglio dentro, tu parli. Se sta accadendo spiritualmente qualcosa di forte nella tua vita perché c'è un risveglio, un cambiamento dentro di te, tu parli dell'abbondanza che c'è nel tuo cuore. Sia in modo positivo sia in modo negativo, quindi dipende cosa abbonda nel nostro cuore, noi possiamo parlare. Se noi stiamo concependo un risveglio spirituale, stiamo amando che di vedere un risveglio spirituale, quindi stiamo pregando, stiamo credendo questo e lo teniamo dentro, noi lo porteremo fuori, noi ci attueremo perché questo risveglio si manifesti, affinché Dio non possa giudicare negativamente la città, ma possa salvare la città. Ora pensate un attimino, oggi parlavo con una sorella, una sorella che lavora in ospedale, e parlavamo appositamente di questo. Lei di prima persona ha detto, dice pastore, dice come sono oberati i medici negli ospedali, gli infermieri negli ospedali, e come sono sotto pressione le persone, coloro che lavorano negli ospedali. Io credo che sarebbe bello poter entrare dentro gli ospedali. Sarebbe bello, questa notte sognavo, pensavo, chiedevo allo Spirito Santo, sarebbe bello se preparassimo delle brioche, dei pasticcini, e durante la notte a tutti quelli che sono là, mentre noi dormiamo, loro stanno lavorando per curare le persone, la Chiesa sia presente. E dire, guarda come tu stai vegliando, anche io voglio vegliare per te, ho preparato dei pasticcini, la sorella è disponibile, vero? Ecco. Preparare dei pasticcini e dire, guarda, siamo presenti, siamo qua con voi, non vi abbiamo lasciato soli, ma siamo con voi, vi amiamo, vi apprezziamo per il tipo di lavoro che state facendo, come state curando le persone, come state mettendo a rischio la vostra vita per curare altre persone. E questo parla di risveglio, ma il risveglio parte dal dentro di noi. Se c'è un sentimento dentro di noi, un risveglio dentro di noi, non può fare altro che manifestarsi nell'esteriore. O no? Ma se non c'è un risveglio dentro, ahimè, noi continueremo a venire, se si può dire, venire in chiesa, tutte le domeniche, tutti i mercoledì, tutti i giovedì, tutti i lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, ma non succederà niente. Ma l'obiettivo che Dio ha è conquistare persone, conquistare anime, salvare le persone che stanno gridando in un momento di sofferenza, dove Dio si possa manifestare a dire, figlio, sono qua, sono per te. Sono con te e sono per te, non sono contro di te, non sono a tuo sfavore, ma sono per te, sono pronto per aiutarti. E io credo che la Chiesa in questo, la Chiesa non l'edificio, la Chiesa ha un ruolo molto importante. E io credo che Dio vuole manifestare un risveglio spirituale nella nostra città meravigliosa e preziosa. Quindi dobbiamo attendere il prossimo risveglio o entriamo noi in questo risveglio? Oh, se ci fosse Paolo, oh, se ci fosse Pietro, oh, se ci fosse Gesù. Ma sai che la Bibbia dice che Gesù c'è? Perché la Bibbia dice, io sarò sempre con voi, quindi dovunque tu vai, porti Gesù. Qual è il problema? Ho dimenticato il portafoglio a casa. E a volte diciamo, ho dimenticato Gesù a casa. Oh, Gesù è sempre con te.
lo perdiamo di vista, ci disconnettiamo alle volte e perdiamo di vista che Gesù è con noi. E quindi dovunque noi andremo dovremmo portare Gesù, dobbiamo portare Gesù. Dobbiamo noi entrare in questa azione di risveglio, non parlare, non andare a studiare soli libri. Perché i libri che studi, che hanno scritto dei vari risvegli che ci sono stati, grazie a Dio per questi risvegli, per tutto quello che c'è scritto, ma il risveglio che Dio vuole manifestare in questa stagione è diverso dall'altro. Perché in quel risveglio il Covid-19 non c'era, non c'erano le restrizioni, era tutt'altro tipo di problema. C'erano altri tipi di persecuzioni, c'erano altre opposizioni e lo Spirito Santo si muove in modo sempre diverso. E quindi dove sta il problema? Dov'è secondo te? La spina attaccata, è attaccata oppure no? O proviamo a staccare, vediamo, stacco un cavo di qua, cosa possa succedere? Cosa succede se io stacco un cavo? Cosa succede se mi staccano il cavo, la radiolina, come si chiama, il trasmittente di questo microfono, il ricevente di questo microfono? Cosa accade? Che non posso più parlare col microfono. Quindi la mia voce si abbassa, non si riesce a sentire chiaro, se chiaro comunque sia, o alto, il tono, come si sente adesso. E così avviene anche quando noi ci disconnettiamo dalla sua presenza, dal cielo, per connetterci con noi, con i nostri bisogni, con i nostri capricci, con le nostre voglie, piuttosto che col cuore di Dio. Allora pensate un attimino se Dio ti ha affidato la città, a te. E Dio sta sperando, sta credendo che attraverso di te questa città possa cambiare. Pensa un attimino se dentro di te c'è un Billy Graham che deve venire fuori e tu non lo sai e tu non te ne rendi conto. Pensa un attimino se dentro di te c'è un'anacondia. Pensa un attimino che quello che c'è dentro di te, ma tu non te ne rendi conto. Ma Dio ha messo lo Spirito Santo dentro di te, è lo stesso Spirito Santo che c'era dentro Billy Graham, che c'è dentro Anacondia. Il problema è che alcuni si sono agganciati, alcuni ci siamo scollegati. Alcuni sono con loro, Anacondia è connessa ancora. Billy Graham era connesso. Ora noi siamo connessi, amiamo le città. Amiamo la città dove noi siamo. Quando cammini per le strade e guardi attorno, benedici la città e la ami? Sei orgoglioso dove Dio ti ha messo? La ami la città o non l'ami? O dici, vabbè, sono qua per lavoro, sono qua per studiare, sono qua perché mi sono fidanzato, mi sono sposato, perché ho trovato moglie qua. O sei qua perché Dio ti ha messo qua e Dio ti sta dicendo, guarda, Emanuele, io voglio fare qualcosa di grande attraverso di te. Emanuele pensa che è qua per studiare e quindi tutte le sue risorse le investe per avere una, due, tre, quattro lauree, una specialistica, tutto quindi. Tutte le risorse sono concentrate sulla laurea. Perché perdiamo di vista il proposito che Dio ha per questa stagione, per questa città, per questo territorio. E guarda caso, Dio lo vuole fare attraverso di te. Con tutti i problemi, con tutte le difficoltà, Dio lo vuole fare attraverso di te e attraverso di me. Ora il problema dove sta? Tu ci credi o non ci credi? Ti senti capace o non ti senti capace? Se ti senti capace è un rischio, se non ti senti capace, se siamo sulla buona strada. Perché uno degli errori che tante volte noi facciamo è che ci sentiamo capaci. L'Apostolo Paolo diceva, quando sono debole e allora sono forte, ma quando io mi sento capace di farlo, lo Spirito Santo dice, fai tu che io sto fermo. Quando tu ti senti incapace, io vorrei darti una mano.
e posso darti anche due mani, posso darti anche due gambe, due piedi. Amen? È ovvio che non dovremmo mai tirarci indietro dall'evangelizzare, perché quando siamo nati di nuovo, ascolta, siamo nati per riprodurre. La Bibbia dice che Dio ha dato a tutti quanti noi il ministero della riconciliazione. Cos'è il ministero della riconciliazione? Il ministero è il servizio che noi dobbiamo svolgere per riconciliare l'uomo a Dio, per far conoscere all'uomo chi è Cristo Gesù, per riconciliare l'uomo con Dio Padre. Quindi il ministero è un servizio che noi rendiamo a Gesù. Quindi pensa un attimino, tu sei stato creato in cielo, formato sulla terra nella pancia di tua mamma, perché tu possa compiere una missione che è quello di far conoscere alle persone Gesù. E quindi è un servizio che tu fai. Pensa un attimino, creato in cielo, formato sulla terra, per svolgere un servizio. Noi stiamo svolgendo un servizio. E certo mi sarebbe piaciuto che ciascuno di noi avremmo portato una persona nuova. Rientra nella volontà di Dio o non rientra nella volontà di Dio? Rientra nella volontà di Dio. Dice, ma persone non ce ne sono. Ci sono le persone. È come se ci sono. Ci sono le persone che amano Gesù, che lo stanno cercando. Il problema è il servizio, la tua e la mia prima priorità. Qual è? Se servire Gesù oppure non servirlo? Qual è la nostra prima priorità? È realmente servire Gesù. Lui è venuto per servire. E se noi siamo figli, anche noi dobbiamo servire questo Signore, questo Maestro, questo Padre, far conoscere nella città dove siamo, e in questo tempo, in questa stagione, dobbiamo far conoscere Cristo Gesù alle persone, colui che ama realmente le persone più di quanto noi li possiamo amare. Amen? Quindi l'evangelizzazione deve essere per noi uno stile di vita. Non dobbiamo organizzare un'evangelizzazione. No, l'evangelizzazione per noi è uno stile di vita. Mi trovo alla cassa del supermercato, devo cogliere l'opportunità per benedire il cassiere o la cassiera. Mi trovo a parlare col call center di un determinato, devo fare una prenotazione in ospedale. Quando sto parlando devo cogliere l'opportunità a quella persona che mi ha risposto di benedirla e di parlare di Gesù e di ringraziarla per il servizio che lei fa dentro l'ospedale e dire Dio la benedica, è un modo per evangelizzare. Dobbiamo cogliere l'opportunità per evangelizzare le persone e parlare di Cristo Gesù. Quindi per noi l'evangelizzare è uno stile di vita, non organizziamo un'evangelizzazione. Quindi un continuo camminare in azione di parlare di Gesù. Quindi quando parli di Gesù, sai cosa accade? Sarai perseguitato. Ora, come affronti la persecuzione? Quali sono gli effetti della persecuzione? Sai, c'è nella storia biblica, quando Gesù evangelizzò i discepoli, gli ha detto, guardate che io me ne andrò, ritornerò al Padre, gli ha dato tutte le indicazioni, subirono una persecuzione e sai cosa fecero i giudei? E cosa fecero i discepoli? Si andarono a chiudere a casa per paura dei giudei. Avevano paura della persecuzione. Te lo leggo, guarda. Giovanni capitolo 20, versetto 19. Dice, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei. Iniziò la persecuzione, Gesù l'avevano arrestato, l'avevano crocifisso. Gesù aveva rimesso la sua vita, loro pensavano che l'avevano ucciso, ma non l'avevano ucciso. È stato Gesù che ha reso lo spirito. Gesù aveva parlato a loro, ma loro per paura dei giudei si rinchiusero in casa. Dice, le porte del luogo dove erano radunate erano serrate per paura dei giudei. È come dire, ora ci stiamo a casa, non usciamo, perché siamo in quarantena.
per paura di una multa, per paura di un raffreddore, per paura di un virus. È vero, dobbiamo usare tutte le precauzioni possibili e immaginabili. Quello che usiamo, avete la mascherina, siete distanziati un metro l'uno dall'altro, non dobbiamo stare assieme, non dobbiamo affrontare, non dobbiamo fare assembramento, non dobbiamo fare cene insieme. Bene, ma possiamo predicare la parola di Dio con ogni franchezza. Perché questa non è, è solo l'inizio. È come dire, ti do, sai, quando c'è un matrimonio e si aspettano gli sposi che arrivano. Sai cosa accade quando vai in un matrimonio, in un ricevimento? Gli sposi vanno a farsi le fotografie, vanno in giro e per intrattenerti ti danno un po' di spumante e ti danno qualche antipastino, ma piccolino così, perché aspettano, è un intrattenimento soltanto, perché aspettano ovviamente che arrivano gli sposi per onorare gli sposi, perché la festa è degli sposi, ma intanto per intrattenerti ti danno un po' di prosecco e qualche nocciolina. E sai, è così adesso, è come dire un antipastino della persecuzione che noi stiamo affrontando. Allora tu puoi scappare e ti puoi chiudere, e uno degli effetti della persecuzione è chiuderti per paura. Oppure abbiamo uomini meravigliosi e gloriosi di Dio che ci hanno lasciato un esempio nella parola di Dio, che tutti quanti noi dovremmo andare a studiare e tutti quanti noi dovremmo farla nostra. Atti capitolo 8, versetto 1, la Bibbia ci racconta che c'era una persecuzione. E in questo capitolo ci racconta che Stefano, a capitolo 7, era lapidato, lo stavano uccidendo. Paolo, ovvero Saulo, era uno che assisteva a questa uccisione. Lui era là mentre stavano lapidando Stefano e lui era messo là e diceva: vai, forza, ancora più forte, facciamo fuori questo, che io vado dai sacerdoti, mi faccio firmare altre lettere e andiamo a prendere questi cristiani e li uccidiamo, li perseguitiamo la chiesa. Saulo era uno di questo. E la Bibbia dice in Atti a capitolo 8, versetto 1: or Saulo approvava la sua uccisione, ovvero l'uccisione di Stefano. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la chiesa che era a Gerusalemme. E se togliessimo Gerusalemme e mettessimo la chiesa in Italia, se mettessimo la chiesa in Friuli, o mettessimo la chiesa dove noi siamo? Dice: c'era una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea, della Samaria, ad eccezione degli apostoli. E alcuni uomini pii portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. Ma Saulo, ascolta, devastava la chiesa. Mamma mia. Anzi, Gesù mio, piuttosto che mamma mia. La Bibbia dice che Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione. Ma grazie a Dio che le porte dell'inferno non prevarranno sulla Chiesa, ovvero non potranno fermare la Chiesa. Ci sarà la persecuzione, ci saranno i problemi, ci saranno le difficoltà. Chiesa di Cristo Gesù, preparati, perché tu sei chiamata alla vittoria. Tu sei chiamata a vincere, non alla sconfitta. Tu sei chiamata a combattere guerre e a vincere. La Bibbia dice: coloro dunque che furono dispersi, cosa facevano? Andavano ad annunziare la parola del Signore. C'era la persecuzione, e nella persecuzione sai cosa si vede? Chi è che ama Gesù? Sai perché Dio permette tante volte la persecuzione? Per fare vedere il cuore. Quanto ami Gesù? Quanto amiamo realmente Gesù? La Bibbia dice: coloro dunque che furono dispersi andavano attorno ad annunziare la parola. Ora pensi un attimino, se dovesse venire una persecuzione e tutti saremmo dispersi,
Dalla settimana prossima non ci vedremo più. Domenica non ci sarebbe più opportunità di vederci tutti insieme. Saremo dispersi, una persecuzione, uno va in una città, in uno va in un'altra città, Moira dato il mezzo viene trasferita a Roma, Dittimir da Udine viene trasferito in Turchia. E c'è questa dispersione, cosa fai? Aspetta, una videochiamata, guardiamoci, facciamoci una videochiamata. Mi manchi, fratello, mi manchi. Che era bello quando ci riunivamo insieme. Dove sei? Cosa fai? Ma la parola di Dio dice che coloro dunque che furono dispersi, e non vorrei che fosse profetica questa parola, dice coloro dunque che furono dispersi andavano attorno annunciando la parola. Or Filippo, ascolta questo per favore, or Filippo, se vai a studiare di Filippo, prima che la Bibbia dice Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo, prima che Filippo, si parlasse di Filippo evangelista che andava a predicare Cristo, sai cosa avvenne? Che Filippo serviva alle mense. Il primo servizio per servire Cristo, sai da dove parte? Dal servire praticamente la Chiesa, Cristo Gesù. Per questo è importante che tutti quanti noi dobbiamo servire, perché mentre stai servendo il Signore, praticamente ti ritrovi a fare un evangelista. Ti ritrovi nel servizio come evangelista. E la Bibbia dice che o Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro la parola. E le folle con una sola mente prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Wow! Oggi non bisogna dire miracoli, perché i miracoli faceva solo Filippo. Li facevano solo gli apostoli, non bisogna parlare dei miracoli. La Bibbia dice che Filippo iniziò servendo alle mense, si ritrovò in mezzo a una persecuzione, iniziò ad evangelizzare e la Bibbia dice che le folle ascoltavano la predicazione di Filippo. Dice tutti con una sola mente prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. E la Bibbia dice che gli spiriti immondi infatti uscivano da molti indemoniati gridando ad alta voce, molti paralitici e zoppi erano guariti. Ma quando leggiamo queste cose, cari fratelli, non ci viene l'acquolina in bocca come dire me la mangerei questo bel piatto di spaghetti? Non ti viene l'acquolina in bocca come dire wow, mi piacerebbe mangiare questo piatto di spaghetti, mi piacerebbe che avessi quest'unzione che aveva Filippo, che quando lui predicava le folle l'ascoltavano tutti con una sola mente, i zoppi venivano guariti, i malati venivano guariti, gli spiriti immondi lasciavano i corpi delle persone. Sai questo, dobbiamo desiderarlo. Quando noi meditiamo su questa parola e accade qualcosa dentro di noi, un desiderio santo dentro di noi, ma non perché noi vogliamo essere usate per dire sai, oh guarda che bel dono che io ho, ma il desiderio di vedere le persone guarite, il desiderio di vedere le persone liberate, il desiderio di vedere le persone alzarsi dalla sedia a rotelle senza che tu gli imponi le mani, senza che dici niente, ma mentre stai predicando la parola che le persone nella sedia a rotelle si alzano e iniziano a camminare, che le persone tutti con una sola mente ascoltano la predicazione della parola. Sai quando noi leggiamo questo o ascoltiamo questo ci deve suscitare dentro di noi un santo desiderio. Deve dire, Signore, ma perché non accade tutto questo? E Dio dice, perché? Perché Filippo è stata una persona che serviva, dedicata, fedele, perché la Bibbia dice, sceglietemi 7 persone che siano di buona testimonianza, che siano fedeli e che siano ripieni di Spirito Santo. Filippo, prima che entrasse nel servizio, aveva tutte le caratteristiche per servire alle mense, e mentre lui serviva alle mense si è ritrovato in mezzo ad una persecuzione, non a chiudersi a casa, ma bensì ad evangelizzare.
non è scappato via, non si è andato a nascondere, ma è uno che ha evangelizzato, ha predicato, ha affrontato la persecuzione, ne ha approfittato di quel momento che erano tutti dispersi, perché sai, a volte accade questo, siamo umani, che ci piace a tutti stare bene insieme. Socializziamo, stiamo bene tra fratelli, ci creiamo i nostri amici, ci creiamo il nostro habitat, ci creiamo il nostro luogo di comfort, ci piace, siamo in sintonia, siamo entrati in armonia tra di noi, ma in mezzo c'è il cuore di Dio o c'è soltanto il nostro cuore, la nostra amicizia? E sai che questo tante volte accade purtroppo nella Chiesa, tra di noi, tutti quanti noi possiamo cadere in questa trappola, che ci creiamo delle amicizie tra di noi e restiamo tra di noi, ci incontriamo, ci chiamiamo, stiamo insieme, facciamo una cena, un pranzo, un caffè, una preghiera tra di noi. E non è sbagliato questo, ma dobbiamo pensare alle persone che muoiono, alle persone che ancora non conoscono Cristo. Dobbiamo pensare a tutte quelle persone che stanno gridando, che sono a casa da sole. Ma pensate un attimino con quello che dovrà accadere adesso, periodo di festività, ragazzi, che ci sono persone anziane che devono stare sole a casa. Pensate un attimino due persone anziane sole che stanno chiuse a casa, periodo di festività. Cosa accadrà in questo? Passando le festività. E se prima di questo tutti i punti CSM erano pieni e strapieni di persone che venivano curate, pensa a cosa ci sarà subito dopo. Avremo, cari fratelli, dei mostri che ci cammineranno davanti. Ci ritroveremo a parlare con persone in ufficio. Le persone di fronte a noi, vai in un ufficio, c'hai una persona morta, c'è un zombie, una persona depressa, c'è una persona senza stimoli, che ha perso la speranza, che ti fa degli imbrogli, che non comprende più il lavoro che sta facendo perché fisicamente è là, ma la testa ce l'ha altrove. E questo se noi come Chiesa, come credenti, non ci mobilitiamo per far qualcosa, per pregare, per evangelizzare, per andare negli uffici, per benedire gli uffici, per dare una parola di incoraggiamento, per andare per le strade e dare una parola di speranza, per pregare per il territorio. Ieri leggevo un libro e in questo libro c'era scritta una testimonianza di un evento, un uomo di Dio che stava avvertendo, ti parlo di tantissimi anni fa, 50 anni fa se non di più, stava accadendo qualcosa a Los Angeles. Questo uomo di Dio ha riunito tutte le chiese e ha detto: mettiamoci a pregare perché sento nel mio spirito qualcosa che dovrà accadere in questa città e noi abbiamo la responsabilità di unirci tutti a pregare. Questa storia raccontava che della mattina fino al pomeriggio verso le 16 stavano pregando tutti insieme, erano seduti a terra a gruppetti che pregavano tutti per la città di Los Angeles, e dopo verso le 16 hanno sentito l'atmosfera cambiare. La prima cosa che fa la Chiesa è pregare per la città. Guardate quello che sta accadendo, guardate quello che è accaduto in Sardegna due giorni fa, guardate quello che sta accadendo, guardate a Catania quello, il vento che cosa ha fatto, la tempesta che cosa ha fatto, guardate tutto quello, gli sbalzi climatici che ci sono, ieri c'era il sole, questa mattina 10 gradi meno. Tutte queste cose ci parlano, Gesù lo ha detto, questi sono solo i cenni, ma ancora non è la fine. Sono solo i cenni questi, e la Chiesa non deve ignorare questi cenni, la Chiesa non deve ignorare queste piccole cose, terremoti in vari luoghi, ieri terremoto a Tolmezzo da quelle parti là è stato, dice è stato basso ma c'è stato, ieri o l'altro ieri, sì ho letto sul Messaggero Veneto, no ieri l'ho letto, credo che c'è stata una scossa leggera da quelle parti là.
per dire terremoti in vari luoghi. La Chiesa non deve ignorare tutto questo, è come dire un campanellino d'allarme che Dio sta dando, ci sta ricordando quello che la parola di Dio diceva. E quindi se i credenti conoscono la parola, so che voi conoscete la parola, voi conoscete i sermoni profetici di cui parlò Gesù, dei sermoni profetici. Allora, se noi conosciamo e noi conosciamo la parola, dobbiamo avere gli occhi aperti e dire wow, un attimo, ma io mi devo perdere ancora in cose futili? Ma io mi devo perdere ancora in cose stupide? Io mi devo perdere ancora in cose materiali? O io devo realmente compiere la mia missione? Dio mi ha formato nel grembo di mia madre, mi ha fatto venire fuori alla luce, mi dà il dono della vita, mi tiene in vita, mi dà il respiro e grazie a Dio mi fa respirare. E io cosa faccio? Questo fiato per chi lo uso? Questo dono della parola? Per chi lo uso? Per chi lo stai usando il dono della parola? Ti posso aprire il mio cuore? Vuoi che te lo apro? Quanti vogliono che ti apra il mio cuore? Ok, gli altri non vi preoccupate, ve lo dico lo stesso. Sai, io ho una nipote a 10 anni che non parla. Non ha voce. Non parla. È solo la sofferenza che ha mia figlia, il dolore che ha mia figlia, non vedere parlare sua figlia, non sentire parlare sua figlia. E lei immagina, io immagino il suono della sua voce. E Dio ti ha dato la voce, ma per cosa la usi? Per cosa usiamo la nostra bocca? Mia nipote non c'ha la voce, mia figlia soffre. Tu hai la più grande benedizione, la parola. Tu hai il dono della parola. La bocca dobbiamo usarla per Dio. Io so che mia nipote parlerà, anzi non parlerà, loderà. Io so che lei parlerà, Dio me l'ha messo nel cuore, me l'ha fatto vedere che lei parlerà, lei loderà il Signore, lei credo che sarà la migliore evangelista di tutti i tempi. Io non mi fermo di credere nella potenza di Dio, ma l'enfasi che voglio fare, tu hai un dono potente, la parola. E se tu non apprezzi il dono della parola che tu hai, ti faccio fare una consulenza con mia figlia e ti faccio ascoltare il suo cuore di mamma, così tu comprendi quanto è importante la tua bocca, quanto è importante la parola che esce da fuori di te, che tante volte sottovaluti, tante volte non te ne rendi conto del potenziale che hai per benedire la vita di tante persone. E la nostra bocca deve essere usata per benedire le persone, non per maledire le persone. Io ho sentito dire le persone che hanno maledetto questo territorio parlando male. E saranno giudicati per tutte le parole uscite dalla loro bocca per questo territorio. Che le persone sono dure. Perché non te ne vai a casa, si dice a Palermo. Traduco per i nordici. Perché non te ne ritorni nella tua città? Se questo non ti piace, semplice. Ma il dono della parola, quello che Dio ti ha dato, piuttosto che per benedire dove Dio ti ha messo e usare il dono della parola nel modo corretto, lo stai usando nel modo scorretto. Ovvero tante volte noi non apprezziamo i grandi miracoli viventi che noi abbiamo dentro di noi. Noi non apprezziamo il dono della parola. Noi non apprezziamo tante volte noi stessi il nostro tono di voce. Noi non ci rendiamo conto che grande ricchezza noi abbiamo dentro di noi. Noi non ce ne rendiamo conto. Ma tu hai un grande potenziale. Hai il dono della voce. Usalo per benedire in questo tempo le persone, per dire almeno una persona: Dio ti ama, Gesù ti ama, Gesù è morto per te.
Gesù vuole fare grandi cose per te. Non devi essere un grande evangelista, non hai bisogno di predicare un sermone, ma hai bisogno di dire alle persone: Gesù ti ama. Hai bisogno di dire alle persone: Gesù è morto per te, per i tuoi peccati. Tu hai una possibilità, è quella di ricevere la salvezza. Quante persone vorrebbero sentirsi dire: Dio ti ama. Quante persone vorrebbero sentirsi dire: ti voglio bene. Quante persone non hanno mai sentito un papà, una mamma dirgli: ti voglio bene. E forse Dio si vuole usare di te per dire a un ragazzo, a una ragazza: ti voglio bene. E quel "ti voglio bene" sarà la migliore predicazione di tutta la tua vita. Quindi non fare abitudine, non diamo tutto per scontato. C'è le gambe, usale per camminare. C'è le mani, usale per benedire. Non diamo tutto per scontato. Ci sono persone nella sedia a rotelle che non possono camminare, ti guardano e diranno: fossi io come lui, andrei a evangelizzare. Ma non possono andare. E tu che hai le gambe, non li usi per Gesù. Ci sono persone senza mani, senza gambe, senza piedi, eppure predicano un evangelo meraviglioso. C'è un fratello che non ha né mani e né piedi, eppure ha un modo di predicare eccezionale. E non sono state la mancanza delle sue gambe, né delle sue braccia a trattenere la predicazione a quello che lui ha nel cuore, perché tutto parte dal cuore. Dal nostro cuore procedono le sorgenti della vita. Per questo la parola dice: custodisci il tuo cuore con ogni cura. Cosa sta entrando dentro il nostro cuore? Cos'è che durante il cammino terreno entra nel nostro cuore? La cosa prioritaria che abbiamo nel nostro cuore cos'è? A chi vorresti trovarti in cielo? Ai tuoi amici, i tuoi conoscenti, i tuoi familiari, i tuoi figli, i tuoi genitori? O ti vorresti trovare tanti soldi in cielo? I soldi non ti servono in cielo. Neanche il bancomat ti serve in cielo. Non ti serve niente in cielo. Quello che ti serve in cielo sono le anime salvate. E quello che tu accumuli per il cielo, quello che accumuli per il cielo sono le anime. Tutte quelle persone che hai benedetto, tutte quelle persone che hai servito, tutte le persone che hai evangelizzato, tutte le persone che hai fatto una buona opera, una buona azione per portarle all'Evangelo e per fargli riconoscere Cristo nella sua vita, te li troverai in cielo. I vestiti li lascerai qua, non te li porterai. Le ricchezze non te li porterai, l'oro non te lo porterai, i soldi non te li porterai, i buoni fruttiferi non te li porterai, non ti porterai niente in cielo. L'unica cosa che ci porteremo in cielo sono le anime che abbiamo salvato, le persone a cui abbiamo parlato di Gesù e hanno arreso il loro cuore a Gesù, o quantomeno noi abbiamo parlato di Gesù, perché la Bibbia dice: se tutti non sapranno di Gesù, Gesù non potrà tornare. Per questo la nostra premura dovrà essere predicare l'Evangelo. Signore, mettimene uno, un altro davanti. C'era un evangelista, un uomo di Dio, che diceva: Signore, prima lui aveva evangelizzato tante persone ed era arrivata alla fine dei suoi giorni e lui diceva a Dio: Signore, ancora uno prima che vada via, ancora uno prima che vada via, Signore, ancora uno prima che vada via, lasciamene evangelizzare ancora uno, Signore, prima che arrivi da te, lasciami. Perché nel suo cuore c'erano le anime, aveva preso piacere nel portare anime, accumulare ricchezze per il cielo. Entra ancora uno, aspetta, ne faccia entrare ancora uno, aspetta, ne faccia entrare ancora uno, aspetta, ne metta ancora un altro dentro. Mi metto dei crediti nel cielo piuttosto dei crediti qua sulla terra. E questo, fratelli, è compito di tutti quanti noi. E non dire: le persone non vogliono ascoltare l'Evangelo. Mio padre ci ho parlato tante volte e non vuole ascoltare l'Evangelo. E mia madre ho parlato tante volte e non mi vuole ascoltare. Mio fratello, lascia stare. Lascia stare. Lascia stare, per favore. Perché ieri era ieri, oggi è un altro giorno.
e tu non sai quello che sta accadendo nel suo cuore, tu non sai lo Spirito Santo cosa sta facendo nel suo cuore, tu non sai cosa sta passando per la sua mente, una parola che tu gli dai, solo un Dio ti ama, il modo come lo dici, il tono, l'ambiente, l'atmosfera, lo sguardo dagli occhi che gli dici Dio ti ama, la persona lo riceve, dice wow, Dio mi ama, ma veramente mi dice che Dio mi ama, e tu gli dici sì, ti ama tanto, ti posso raccontare per mia esperienza che Dio ti ama tanto, perché io sono stato amato da Gesù. E tu inizi a raccontare i tuoi falli, i tuoi peccati, i tuoi errori. Dice, sai, Dio mi ha amato in mezzo a tutte queste cose. Dio mi ha amato e mi ha perdonato. E io ti dico questo perché mi ha amato. Zaccheo, quando ricevette Gesù in casa sua, lui sapeva il suo cuore prima dove era legato. Era un pubblicano, un esattore delle tasse, racimulava, toglieva soldi al popolo per arricchirsi lui. Ma il giorno in cui incontrò Gesù, che entrò a casa sua, Zaccheo non ha frequentato una scuola biblica. Non gli hanno fatto un full immersion, Gesù non ha fatto né un full immersion, né un ritiro spirituale, né una scuola biblica, né un insegnamento. Nel momento in cui Gesù entrò a casa da Zaccheo, Zaccheo gli disse, Signore, se io ho rubato, non restituisco, ma 4 volte. E Gesù, sentendo parlare Zaccheo, gli ha detto, wow, oggi la salvezza è entrata in casa tua. E così quando ti fermi con le persone, tu racconti quello che Gesù ti ha perdonato, quello che Gesù ha fatto nella tua vita, le paure che ti ha tolto, le insicurezze, i traumi, dai guai, come Gesù ti ha tolto dai guai, dalla solitudine, dalla tristezza, come ti ha fatto sentire il suo amore. E gli dici, sai perché ti dico che Dio ti ama? Perché l'ho sperimentato io. Perché io mi sento amato da Dio. E Dio ama anche te. E poi ti metti a pregare con Lui. E dici, posso fare una preghiera per te? Una semplice preghiera. E dici, Spirito Santo, fai sentire l'amore del Padre a questa persona. Sela. Non devi fare un discorso teologico, né un sermone. Non devi fare un'ora di predicazione. No, devi dire soltanto alle persone, Gesù ti ama, il Padre ti ama. Tu non sei solo, c'è uno nel cielo che ha gli occhi rivolti su di te, che ti ama, che si vuole prendere cura di te e che si è preso sempre cura di te e vuole in un modo nuovo continuarsi a prendere cura di te. Soltanto permettiglielo. Permetti a Dio di prendersi cura, di fare il papà con te. Permetti a Gesù di entrare nel tuo cuore e vedrai come la tua vita sarà ribaltata. E questo è tempo, cari fratelli, nei momenti di difficoltà, nei momenti di persecuzione, noi possiamo fare come i discepoli, chiuderci in casa, porte serrate, oppure evangelizzare. Cosa vuoi fare? Vuoi che il giudizio di Dio sia sulla tua città? O vuoi che il risveglio sia nella città? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Vuoi che il risveglio sia nella città? Ne hai amici, ne hai familiari, ne hai persone a te care? Dove li vuoi vedere queste persone a te care? Le persone che hai incontrato oggi, le persone che hai sentite in un ufficio, per strada, al supermercato, la cassiera, che hai fatto sempre l'abitudine, vado a comprare in questo determinato supermercato e gli dici alla cassiera, ciao, buongiorno, che e hai instaurato un buon rapporto perché questa cassiera è gentile, perché questa cassiera è cordiale. Ecco, a questa cassiera vai oltre la cordialità. Predicaci Gesù, predica l'amore del Padre. Amala, o amalo. Se vai all'ufficio postale, lo conosco questa persona, anche lui mi conosce me. Però devi andare oltre la conoscenza. Devi permettere che Gesù
entri dentro il cuore di questa persona. Devi permettere che Gesù cambi la vita di questa persona. Il risveglio lo puoi portare tu, ma prima parte dal di dentro. Dentro di noi ci deve essere un fuoco che arde, una fiammella, una fiamma che arde dentro di noi di passione per vedere le anime salvate, per vedere un cambiamento, per vedere le persone guarite, per vedere le persone liberate da demoni, da schiavitù, da povertà, da miseria. Tu ed io, tu non immagini quello che noi possiamo fare insieme. Tu non immagini quello che Dio può fare attraverso la tua vita. Quello che Dio dice è solo: disponi il tuo cuore. Saulo era uno che approvava l'uccisione dei cristiani, perseguitava la Chiesa, ma è stato incontrato da Gesù. Gesù lo ha incontrato e gli ha detto: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Saulo gli ha detto: Signore, chi sei tu? E Gesù gli ha detto: io sono quel Gesù che tu perseguiti. E io credo che Gesù in questo tempo vuole incontrare la vita di ciascuno di noi, ma vuole incontrare anche la vita di tante persone. Permettimi di leggerti soltanto questo. Atti capitolo 19, versetto 1. Ora mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le località più alte del paese, giunse ad Efeso e, trovato là alcuni discepoli, disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? Quegli gli dissero: non abbiamo neppure udito che vi sia uno Spirito Santo. E disse loro: con quale battesimo siete stati battezzati? Col battesimo dell'acqua in testa, un po' d'acqua in testa. Là, quando incontri le persone, dici: con quale battesimo sei stato battezzato? Cioè, quando ero piccolo non mi ricordo, c'ho le foto che mi parlano di quando io mi sono battezzato, ma non mi ricordo. Ecco, tu gli puoi iniziare a parlare di un altro battesimo, il battesimo con Gesù, il battesimo nello Spirito Santo. E Paolo qua sta parlando, dice: allora Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che doveva credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù, e quando Paolo impose le mani, lo Spirito Santo scese su tutti loro, e parlarono in altre lingue e profetizzavano. Ora erano in tutto circa 12 uomini. Ascolta. Poi egli entrò nella sinagoga e parlò con franchezza per 3 mesi, discutendo e persuadendo sulle cose appartenenti al regno di Dio. Sai di cosa dobbiamo parlare quando parliamo con Gesù? Dobbiamo parlare, quando parliamo alle persone di Gesù, dobbiamo parlare di tutte quelle cose che appartengono al regno di Dio. Quali sono le cose che appartengono al regno di Dio? L'amore, la pace, la guarigione, la liberazione, guarigione nell'anima, guarigione fisica, guarigione della mente, rinnovamento della mente. Queste sono le cose appartenenti al regno di Dio. E l'apostolo Paolo per 3 mesi predicò, discutendo e persuadendo per le persone, per le cose appartenenti al regno di Dio. E quindi parlare alle persone la pace. La pace spetta a tutti coloro che hanno creduto in Cristo Gesù. La pace non viene perché hai tanti soldi. La pace non viene perché hai una casa di proprietà, hai un edificio di proprietà, perché hai una villa al mare, una in montagna, una in centro città. Non avviene per tutto questo. La pace avviene è quando una persona apre il cuore a Gesù. E ti dico una cosa: oggi ci sono tante persone che sono senza pace, che sono irrequiete, persone che hanno paura di perdere la vita, persone che hanno paura di perdere i loro cari, persone che hanno paura di perdere la casa, persone che hanno paura di perdere il conto corrente in banca, persone che hanno paura di perdere i soldi.
E queste, tutte queste persone hanno paura. Sai la paura chi la toglie via nel momento in cui entra Gesù? Nel momento in cui entra Gesù, di conseguenza la paura va via e la pace prende il posto della paura. Per questo dobbiamo parlare piuttosto che fare discorsi teologici alle persone. Fermati con una persona e dici: metti Gesù alla prova. D'altronde la Bibbia dice: mettetemi alla prova in questo. Quindi fermati con le persone, digli alle persone: metti Gesù alla prova. Apri il tuo cuore a Gesù. Io voglio pregare per te. E quando la persona apre il cuore a Gesù, tu poi prega: Spirito Santo, conferma la parola. Non confermare me, conferma la parola. Metti la pace. Metti la pace nel cuore di questa persona. Sai quante persone sono venute in chiesa qua che non potevano dormire la notte, erano irrequiete, erano ansiosi, sotto psicofarmaci, dovevano prendere pillole, gocce per poter dormire. Sono entrati in chiesa, abbiamo pregato. Neanche sapevamo tante volte la loro condizione, ma abbiamo semplicemente pregato e poi le persone ci hanno fatto sapere: sai, da quando iniziai a frequentare la chiesa, da quella volta che sono venuta avanti, quella volta che tu hai pregato per me, iniziai a dormire la notte con una pace, non avevo provato mai più da anni questa sensazione di pace nel dormire la notte. Ho detto: ma io neanche ne sapevo niente. Ma lui sapeva. Il momento in cui tu hai ricevuto la preghiera, che la pace di Dio è entrata nel tuo cuore, il momento in cui hai ricevuto Gesù, che è entrata la pace nel tuo cuore, e tu hai potuto dormire la notte. E allora la Chiesa, tu ed io, cari, ci dobbiamo preparare e dobbiamo essere dei Gesù ambulanti, che portiamo Gesù, la pace di Dio, dentro il cuore di ogni persona, dentro la vita di ogni persona. Non dobbiamo per niente, cari miei, fermarci, perché ci sono tante persone che hanno perso la pace, altri non l'hanno mai avuta, e tu ed io dobbiamo essere portatori di pace, parlando e persuadendo per le cose riguardanti il regno di Dio. Tu incontri persone malate e dici: sai, Gesù ti vuole guarire, ma io non credo nella guarigione. Tu apri il tuo cuore, posso pregare per te, posso pregare per la tua salute, posso pregare per il tuo stato mentale, posso pregare per te. Prega, invita lo Spirito Santo e abbi fiducia nello Spirito Santo, non avere fiducia in te, ma abbi fiducia nello Spirito Santo e abbi fiducia nella parola. E quindi cosa fai quando tu preghi? L'unzione di Dio, la pace di Dio, siccome Dio ama portare la pace nei cuori delle persone, siccome Dio ama portare la gioia nei cuori delle persone, siccome Dio ama portare un risveglio nelle persone, Dio si muove. Siccome Dio ama liberare le persone, lo Spirito Santo si muoverà, ma si muoverà attraverso la tua e la mia fede. Sela. Dio si muoverà attraverso solo questo, attraverso la tua e la mia fede. Sela. Ma devi crederci. È una missione che Dio ti sta affidando, a te e a me. Abbiamo una missione da compiere, fratelli. Non permettiamo che vengano giudicate le città, ma permettiamo che lo Spirito Santo possa portare un grande risveglio nelle città dove noi siamo. Cioè, parlando per 3 mesi, discutendo per le cose riguardanti il regno di Dio. Ma dobbiamo conoscere le cose che riguardano il regno di Dio. Nel regno di Dio malattia non ce n'è. Nel regno di Dio litigi non ce n'è. Nel regno di Dio infermità non ce n'è. Nel regno di Dio agitazione non ce n'è. Noi dobbiamo parlare alle persone. Non facciamo discorsi teologici. Ho fatto la scuola biblica, ho questo diploma perché ho frequentato. No, no. Dobbiamo parlare delle cose riguardanti il regno di Dio. La pace riguarda il regno di Dio. La salvezza delle anime riguarda il regno di Dio. È questo che le persone devono ascoltare. È questo le persone che hanno di bisogno. E tu ed io dobbiamo adoperarci per portare la pace nei cuori delle persone, per portare Gesù nei cuori delle persone. Non in momenti di difficoltà andarci a rinchiudere dentro casa per paura della persecuzione. Comunque sia, la persecuzione ci sarà, l'affronteremo, ci stiamo entrando, ma la Chiesa oggi più che mai deve levarsi in volo come le aquile.
e predicare Cristo Gesù alle persone, amare le persone. Moira, dove saresti tu se non avresti Gesù? Dove? Saresti persa? Immagina un attimino cosa sarebbe successo se non avessi avuto Gesù in questo tempo. Gissa, dove saresti se non avresti ricevuto Gesù nella tua vita? Immagina. Quale potrebbe essere la tua condizione senza Gesù? Prova ad immaginare un attimino. Neanche riesci ad immaginare. È la tua gloria. E tua madre come sarebbe se tu non avessi conosciuto Cristo Gesù? Ti avrebbe scritto: oh Gloria, sono contenta e felice per te. Ti avrebbe mandato il cuoricino. O avrebbe ti avrebbe mandato quello con le mani in testa. E sai questo tuo modo di fare? Sta evangelizzando tua madre. E sta portando la pace nel cuore di tua madre. Come sta portando la pace nel cuore di tuo padre, nel cuore di tua mamma. Come ha portato la pace nel cuore di tua mamma. Questo è un modo per evangelizzare. E tu ed io siamo pietre vivente che anche senza parlare stiamo evangelizzando. Ma pensa un attimino se noi raccontiamo le nostre testimonianze di quello che Gesù ha fatto nella tua vita. Paolo, dove sarebbe il tuo matrimonio senza Gesù? Dove sarebbe Alessia? Non ci sarebbe. Pensa un attimino quello che Dio può fare, quello che Dio ha fatto nella tua vita e come Dio si può riprodurre nella vita delle altre persone e quello che Dio vuole fare nella vita delle persone. Pensa un attimino. Pensa un attimino i tuoi vicini di casa. Pensa un attimino se hai figli che ancora non conoscono Gesù. Pensa un attimino ai tuoi zii, ai tuoi nipoti, ai tuoi cugini che ancora non conoscono Gesù. Pensa a loro, toglili. Ogni tanto ricordati chi eri tu prima di conoscere Gesù e com'eri prima di conoscere Gesù. Ricordati com'eri. Non dimenticare la grazia che Cristo ti ha elargito come dono. E se oggi puoi vivere con tutte le difficoltà, puoi vivere questo momento di pace. Con tutte le difficoltà e le tribolazioni, le persecuzioni che possiamo affrontare, considera la pace che hai e come affronti. Considera quanto è importante la Chiesa per te. Non sottovalutare i fratelli, perché l'unzione che è scesa questa sera è merito anche dei fratelli, è merito di qualcuno che ha pregato, è merito dell'insieme, perché la Bibbia dice: quando due o tre sono riuniti, io sono in mezzo a loro. Non è qualcosa per scontato, non è qualcosa che avviene in automatico. Ma il Salmo 133 dice: quanto è buono, quanto è piacevole che i fratelli dimorano insieme. Perché Dio dice: è là che io ho stabilito la mia benedizione, nell'insieme. Sopra di te, qua al centro, c'è una coppa di cristallo preziosa, meravigliosa, che brilla. Senza brillantante della... Non c'è bisogno di brillantante della lavastoviglie, sta brillando perché la coppa del cielo che brilla in mezzo alla Chiesa è la sua presenza. E la sua presenza si manifesta quando ci sono fratelli, è una benedizione. Ringrazia i fratelli, prega per i fratelli, onora i fratelli, servi i fratelli, ricordati dei tuoi fratelli. Nei momenti belli e nei momenti brutti, perché il dono più grande dopo Gesù che hai avuto sono i fratelli. I fratelli e le sorelle te li ritroverai in cielo.
E un giorno ti ricorderai, ti ricordi quando eravamo in terra, quante persecuzioni, quanti problemi, quanti affanni, quanti travagli, ti ricordi quanto abbiamo evangelizzato, quante persone abbiamo parlato, quando siamo andati là, quanto sfida abbiamo attraversato per arrivare a conquistare quella persona. E guarda adesso dov'è, te la ritroverai in cielo e direi wow! Un giorno dirai wow, Isa! Era venuta per fare una consulenza a sua mamma, si doveva sposare, dico wow! E se avessi mancato il bersaglio quella mattina, le luci questa sera non avrebbero funzionato. Se non avessi centrato quella mattina il bersaglio, guardando e amando una ragazza che mi odiava e diceva questo è un fuori di testa. È vero. Mi guardava e diceva ma cosa vuole questo? Però l'ho amata, Dio mi ha fatto vedere quello che oggi avrebbe fatto. Anzi, ti dico di più, Dio mi ha fatto vedere quello che domani farà, che è molto di più di quello che Dio sta, di quello che sta facendo oggi. Ti dico ancora una cosa di più. Una volta era a Tolmezzo quando facevamo le riunioni in casa a Tolmezzo. E questa sorella qua, lei, un giorno in macchina dice pastore posso parlare un attimo? Parla. Siamo messi in macchina con la luce accesa in un posto abitato e iniziò a parlare e lei voleva scappare e gli diceva Moira tu sei una mamma. Dice no, 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 no. Dicevo, Moira, calma, tu sei una mamma, tu non te ne rendi conto. Non è possibile, no! No! Non devo gridare perché, insomma... No! No! E così gli ho detto, Moira, tu sei una mamma, tu non te ne rendi conto. Però vai cercando questo, ti prendi pensiero per questo, per quello, non ti prendi pensiero di Tolmezzo, o la trovi ovunque a Moira, la conoscono chiunque. No, oltre città. C'è le persone, io non riesco a dire, ah Moira se mi ha scritto, mi ha contattato, ci siamo sentiti, ma come fa questa? Devi guardare con gli occhi dello spirito, oltre le mura. Oltre l'apparenza. E quando guardi le persone non devi fermarti a quello che vedi sul momento, ma guarda oltre. Gesù guarda oltre, non fermarti all'apparenza, guarda oltre, non farti ingannare dal diavolo perché dice questa persona non si convertirà mai, guarda quell'altro là, quello come me senza capelli. Qualcuno pensava questo non verrà mai, iniziò la domenica scherzando venendo, adesso viene anche il mercoledì. Viene anche il sabato, frequenta Connection anche la domenica, anche il giovedì, sta facendo gli studi. Devi guardare con gli occhi profetici, con gli occhi di Dio, non guardare come incontri le persone, ma devi guardare come li devi lasciare, non come li incontri, ma devi guardare come devi lasciarli. Quando incontri una persona, non lasciarla mai come l'hai incontrato, ma tu devi determinare il suo futuro. Come Gesù, dovunque andava, determinava il futuro delle persone. Chiunque incontrava Gesù non restava lo stesso. La suocera di Pietro a letto si è alzata e iniziò a servire. Zaccheo è cambiato. Saulo è cambiato. Quando le persone incontrano Gesù, anche tu che ci stai guardando da casa, quando incontri Gesù, Gesù può cambiare la tua vita.
Gesù può trasformare la tua vita. Forse tu pensi che non c'è più niente da fare per la tua vita, per te. Forse nella tua mente pensi, basta, io la voglio fare finita. Io sono un fallito, una fallita, per me non c'è più speranza. Forse tu pensi, mi hanno diagnosticato un tumore, un cancro. Sono un malato terminale, non c'è più niente da fare. C'ho una diagnosi medica, una conferma di un altro medico che mi dicono che io c'ho tutti i giorni di vita. Io ti dico invece una cosa, che Dio è potente da guarirti, da liberarti, da sanarti e da darti una nuova vita. Una cosa soltanto ti manca: apri il tuo cuore a Gesù, Lui entrerà dentro di te. E anche se per Zaccheo non c'era niente da fare, perché per tutti era conosciuto come un uomo peccatore, uno che non aveva speranza, il giorno in cui Gesù entrò a casa di Zaccheo c'è stata la più grande opportunità della sua vita. Così anche per te questa sera può essere la più grande opportunità della tua vita, se solo tu dici: Gesù, io questa sera voglio che tu entri nel mio cuore, io ti voglio ricevere come mio Signore, come mio Salvatore, e voglio arrendere la mia vita a te. Se tu fai questa semplice preghiera, la Bibbia dice che Gesù entrerà dentro di te. Perché la Bibbia dice: col cuore si crede e con la bocca si fa confessione di fede. E con una semplice preghiera, con un atto di fede, Gesù può venire a vivere dentro il tuo cuore, può salvare la tua vita, può toglierti dalla depressione, dall'oppressione, può toglierti la malattia, può toglierti i tormenti, può toglierti l'agitazione e può portare il regno del cielo. Entra dentro di te, la pace di Dio Padre onnipotente entrerà dentro il tuo cuore, nella tua casa, nella tua mente. Così io questa sera voglio benedirti e voglio reclamare nella tua vita ogni sorta di benedizione spirituale che Dio Padre ha preparato nel cielo direttamente per la tua vita. Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo una semplice preghiera, vogliamo pregare per questo amato territorio. Quanti amano questo territorio? Wow. E certo, se tu friulano non ami questo territorio, quanto friulano abbiamo qua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, scusa, 8. Mamma mia. Dobbiamo stare attenti qua, i friulani ci mettono fuori e si prendono loro, che ben venga. Che ci mandino pure a calci là, purché possano prendere questo territorio e possano innalzare Cristo Gesù, il Re del Re, il Signore dei Signori. Ok, facciamo una preghiera di accordo per questo territorio. Noi siamo chiamati a benedire. La Bibbia dice che disse Dio a Giosuè: la pianta che il tuo piede calcherà, quello sarà territorio tuo. E io credo che questo territorio appartiene a Gesù. La tua famiglia 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 appartiene a Gesù. Noi crediamo che rivoluzioneremo con l'aiuto dello Spirito Santo. Noi rivoluzioneremo questo territorio. Già l'abbiamo iniziato, ma lo continueremo a fare. Si vedrà un grande risveglio su questo territorio. Vedremo opere gloriose e meravigliose su questo territorio. Amen. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi ti vogliamo ringraziare e benedire. Vogliamo dichiarare ogni sorta di benedizione su questo territorio, benedizione nei cuori delle persone, benedizione dal cielo, benedizione dalla terra, Signore, su questo territorio. Vogliamo benedire, Signore, tutti i friulani, tutte le persone, Signore, anche se non sono friulane, ma che calpestano, che vivono questo territorio del Friuli, che vivono in questo territorio del Friuli Venezia Giulia, Signore, noi lo vogliamo benedire. Vogliamo benedire ogni strada, ogni edificio, Signore, ogni campo, ogni montagna, ogni vallato, ogni collina, ogni fiume, nel nome del Signore
Signore Gesù, Padre, noi benediciamo questo territorio e reclamiamo, Signore, ogni sorta di benedizione. Benedici le persone, Signore, che lavorano negli ospedali, i magistrati, i giudici, le forze dell'ordine, Signore. Benedici tutte le autorità, gli insegnanti nelle scuole, Padre. Benedici le famiglie, benedici i matrimoni, Signore, benedici tutte le persone che in questo momento sono malate, nel nome del Signore Gesù Cristo, Padre. E che negli ospedali possa esserci un'ondata, Signore, di guarigione. Togli il peso, Signore, da tutti gli infermieri, da tutti i medici. Signore, dai gioia a sazietà, dai gioia a sazietà. Spirito Santo, dai gioia a sazietà a tutti coloro che sono impegnati in prima linea, Signore, negli ospedali in questo tempo, Signore. Dai gioia, forza, entusiasmo, proteggili, Signore. Protegge e guarisci, Signore, anche le persone che stanno male, tutte le persone che soffrono di cuore, tutte le persone che soffrono, Signore, dei polmoni, Padre, tutte le persone che soffrono, Signore, dell'apparato respiratorio. Signore, ti chiedo che accadano miracoli questa sera, nel nome potente del Signore Gesù. Ti chiediamo tutto questo, a te vogliamo darti la lode, la gloria, l'onore, il ringraziamento, nel nome potente del Signore Gesù Cristo. Grazie Padre, noi benediciamo, reclamiamo su questo territorio del Friuli Venezia Giulia il sangue potente di Gesù. Signore, grazie, perché noi vedremo meraviglie, noi vedremo cose grandi, Signore, gloriose. Ti chiedo di benedire tutti i miei fratelli, tutte le mie sorelle che questa sera sono qua, tutti coloro che seguono online, Signore. Io voglio reclamare una doppia misura di unzione sulla loro vita. Sciogli la loro bocca perché possano predicare, possano, Signore, insegnare, possano esortare, possano incoraggiare i loro amici, i loro conoscenti, i loro coinquilini, Signore, i loro condomini, Signore, le persone che incontrano negli uffici, nei supermercati, per le strade, nel nome del Signore Gesù. Metti, Signore, sulla bocca di ciascuno di loro una parola di incoraggiamento, una parola profetica, una parola di vita per tutte le persone che incontreranno, nel nome potente e glorioso di Cristo Gesù, il Re del Re, il Signore dei Signori. Amen e amen.